Nuovo appuntamento con il notiziario targato Star Casino Sport, tutti gli approfondimenti che ci portano a parlare soprattutto di nazionali, ma prima una rapida carrellata anche sul calcio di Serie A, visto e considerato insomma che c'è la pausa per gli impegni delle varie rappresentative, si riflette soprattutto in casa Inter, c'è Lautaro Martinez positivo al Covid in questo momento, salterà anche il doppio impegno con la nazionale, ma un Inter che in vista del match con la Juventus dovrà recuperare anche elementi importanti come De Vrij in difesa e Brozovic a centrocampo, potendo contare poi soprattutto nella rush finale sui gol di Lautaro e di Dzeko per cercare di uscire dalla crisi, una crisi che ha consentito e sta in questo momento portando l'Inter a perdere terreno rispetto a tutte le altre. Affronterà una Juventus che alle prese con il caso di Dybala dopo il divorzio di fatto a fine stagione tra la Hoxha e la società bianconera. Ma come detto si parla molto di nazionali in questo momento e si parla soprattutto della nazionale azzurra, visto e considerato insomma che i fari sono puntati tutti sulla formazione di Roberto Mancini, che è pronta ad affrontare la Macedonia. Vediamo anche dal punto di vista grafico quelle che sono un po' le considerazioni da poter fare. Italia-Macedonia, come finirà il match? Segno 1 all'80%, segno X al 15% e segno 2 al 5%, questo per quanto riguarda un tipo di considerazione da fare in relazione a questo match. Altra considerazione la facciamo sul primo marcatore, con Immobile 28% primo marcatore o Trajkovski invece al 6% per quanto riguarda anche due potenziali protagonisti di questa sfida. Se dovesse andare avanti l'Italia andrebbe ad affrontare la vincente tra Portogallo e Turchia. Ci sono problemi però per il Portogallo, visto è considerato insomma che ci sono diverse assenze, anche alcune last minute per l'allenatore dei portoghesi, che deve rinunciare a Pepe positivo al Covid, a Neves e anche allo squalificato João Cancelo. È ovvio che i fari sono puntati tutti su Cristiano Ronaldo in questo tipo di partita, lui che vuole prendere per mano la sua nazionale e trascinarla quantomeno alla finale, affrontando ora la Turchia e poi eventualmente andando ad affrontare proprio gli azzurri di Roberto Mancini. Anche qui dal punto di vista grafico andiamo a sintetizzare alcune percentuali. Portogallo-Turchia, come finirà il match? Segno 1 al 70%, segno X al 20%, segno 2 al 10%. Ci soffermiamo anche su un'altra sfida dal punto di vista delle nazionali, che prendiamo in considerazione dal punto di vista appunto legato alle statistiche, legato alle percentuali. Galles-Austria, quale sarà il risultato esatto? 1-0 al 14%, 1-1 al 12%. E con l'ampia panoramica dedicata alle nazionali siamo in chiusura del nostro consueto angolo informativo targato Star Casino Sport.